presento le persone che sono qui con me, iniziando dall'estrema destra, mia destra, vostra estrema sinistra, quindi Giuseppe che avete conosciuto stamattina, magari se... Sì, lavoro in Bonfiglioli da qualche mese, dove partiranno due importanti progetti che verranno coinvolti sicuramente degli strumenti basati su tecnologia cloud. Ho avuto un'importante esperienza sempre in ambiente cloud nella precedente azienda, Limoni Profumerie, dove abbiamo implementato un sistema di punto vendita interamente sviluppato sul cloud. Io sono Gabriele Sabatino, responsabile di uno studio legale internazionale qui di Milano. Lavoro da 14 anni in questo studio, quindi l'ho visto crescere abbastanza. La mia esperienza col cloud è un po' particolare e ne parleremo poi dopo. Sono Stefano Ducati, sono responsabile d'esercizio di Asco TLC. Asco TLC è un piccolissimo provider nella provincia di Treviso che ha la fortuna di sedere su 2000 km di fibra. Io il cloud lo subisco perché per fortuna qualche cliente usa la mia rete per giocare col cloud. Dopo aver speso 10 anni di costruzione di un'infrastruttura così pesante, gioco forza che la mia azienda dovrà cominciare a essere proattiva su servizi di cloud. Io mi chiamo Vladimiro Bedin, sono un produttore di software per il retail da oltre 20 anni. Negli ultimi anni abbiamo fatto la scelta proprio radicale di riprogettare completamente sul cloud la nostra soluzione, infatti è stata usata da Giuseppe. E tra l'altro sono anche cliente della fibra perché sono in provincia di Treviso. Diciamo, noi il cloud l'abbiamo fatto e devo dire che è stato molto faticoso, ma ne è valsa la pena, perché poi magari ne parleremo meglio. Un conto è fare hosting, un conto è fare soluzioni native cloud. Sì, Vladimiro non lo dice, ma è anche il presidente di una vice di un'associazione che si chiama Eurocloud. Io ci tengo sempre a dirlo perché è ovvio che queste associazioni sono importanti anche per portare il verbo, e l'Eurocloud in particolare ha diverse emanazioni a livello europeo ed è abbastanza vicino alla comunità europea, cercando di influenzare per quanto possibile, perché devo dire che la nostra indipendenza dai vendor, siamo equidistanti appunto dai vendor, ci fa molto apprezzare a livello europeo, perché ovviamente, come potete immaginare, Bruxelles è piena di lobbisti, Amazon, Google, Microsoft fanno il loro lavoro, non c'è niente da dire, ma diciamo, noi siamo un'associazione europea che in ogni paese ha una sottoorganizzazione. Quindi niente, volevo ripartire proprio con Giuseppe, che il cloud lo sta facendo, okay? Quindi è anche un'idea da questo punto di vista. Stamattina ne abbiamo parlato approfonditamente. Non c'è solo il discorso dell'infrastruttura, ma c'è anche un cambio nei processi aziendali per poter pensare al cloud. Forse, correggimi se sbaglio, cioè più che l'infrastruttura è proprio il processo, è cambiare le teste, cambiare il modo di ragionare. Sì, infatti non tanto sui progetti che andremo a fare in Bonfiglioli, ma nel progetto che abbiamo fatto prima insieme con Vladimiro, è ovvio che sono cambiate, non è cambiato soltanto il software e la tecnologia che c'era dietro, ma anche il modo di ragionare in termini di servizi che il software eroga, con quali livelli di servizio li eroga, ma soprattutto ti dà la possibilità di pensare alle potenzialità che il software ti può dare in questo momento, ma quelle anche future. Quindi anche organizzativamente parlando, all'interno dell'azienda Limoni, quello che ho vissuto io è che si è passati dal pensare a come gestire il software di punto vendita a invece farlo evolvere a come sfruttare tutte le potenzialità che già ci poteva fornire. Però non è sempre facile. Non so se vuoi descriverci tu la tua esperienza col cloud.
Ovviamente uno dei problemi che si è detto oggi, no? Spesso manca la banda, che invece in centro Milano... In centro Milano la banda c'è e non è quello il problema di sicuro. Il problema è l'approccio sia aziendale che da parte dei vendor, perché noi in realtà il cloud l'abbiamo approcciato 2 anni fa e 2 anni nel nostro mondo sono un'infinità, quindi le cose sono anche molto cambiate. Però noi l'abbiamo un po' affrontato per risolvere dei problemi legati all'infrastruttura. Noi siamo in un palazzo d'epoca che è molto bello esteticamente, ma dal punto di vista di infrastrutture ci causava molti problemi. Noi, essendo uno studio che lavora 24 ore su 24 con clienti che sono multinazionali, noi non possiamo, in teoria non possiamo mai fermarci, anche se in realtà facciamo documenti, alla fine scriviamo contratti. Il problema era che il palazzo ci faceva fermare spesso durante l'anno. C'erano spesso in momenti di closing dove devi consegnare i contratti entro una certa data, presentare la documentazione entro una certa data, e allora abbiamo pensato, abbiamo detto, perché non facciamo l'infrastructure as a service? Magari forse l'approccio anche nostro è stato un po' abbiamo forse sottovalutato un pochino la questione, perché abbiamo detto, noi prendiamo e spostiamo tutto all'esterno, usando però convertendo le nostre macchine, portando tutto sul cloud, su tecnologia VMware, visto che ai tempi abbiamo ancora VMware. Il fatto è che dall'altra parte abbiamo trovato dei provider che non erano pronti. Loro pensavano di dire, ok, cosa hai bisogno? Potenza tot giga, tot megahertz, beh, noi la prendiamo dalla nostra infrastruttura, te la ritagliamo e te la consegniamo. Tu paghi, praticamente ci paghi, perché noi abbiamo fatto poi un po' di calcoli, alla fine non ci conveniva assolutamente, perché noi in 3 anni ci pagavamo probabilmente quasi 4 volte l'infrastruttura se ce la fossimo comprata in casa, e a quel punto giustamente tutto bello tecnologicamente parlando, però poi ti scontri con i budget, con i ritorni di investimenti che noi assolutamente in quel caso non abbiamo visto. Nell'arco di 2 anni abbiamo affrontato, diciamo, il cloud come software as a service, quindi ogni volta che ci siamo mossi nell'acquisire, nel dover cambiare un software, come diceva il collega Di Limoni, abbiamo visto cosa c'era sul mercato, e sul mercato onestamente ormai forse la maggior parte, non c'è quasi nessuno che non offra un proprio servizio in cloud, un software che tu usi, ed è quello che poi i nostri utenti alla fine apprezzano di più. Non vogliono avere fermi macchina, non vogliono avere problemi legati alle patch, il software deve sempre funzionare, e in quei 2 o 3 casi che noi abbiamo avuto in questi 2 anni ci siamo mossi in quella direzione. Ma questa è anche una curiosità mia, visto che voi trattate dati molto sensibili, critici anche per i vostri clienti, non solo per voi, come state affrontando questo problema rispetto al software as a service o al cloud come, in generale? Come secondo me, come tante realtà, noi all'esterno mettiamo proprio dei servizi che sono basic, che non contengono dati sensibili o dati che hanno bisogno di una certa sicurezza verso i nostri clienti. Primo, perché non che il cloud, cioè le tecnologie cloud non siano sicure, probabilmente se chiediamo a tutte le persone che ci sono in questa stanza se ritengono, non so, Amazon o Azure un sistema meno sicuro di quello che hanno in casa, non so chi risponde. Io riesco a certificare al 100% che nessuno farà mai qualcosa. Il problema è che noi, i nostri clienti ci firmano delle lettere di impegno, delle lettere in cui ci chiedono di sapere dove sono i loro dati, e questo è già un piccolo problema, perché parlando di, mi viene in mente Azure, hai il data center in Irlanda, ad Amsterdam, però poi loro ti dicono che potrebbero, per questioni di ridondanza, copiare i dati da qualche altra parte.
o trasferirli semplicemente, e questo potrebbe essere un problema per noi, perché noi gli accordi con i nostri clienti sono ben chiari, i loro dati non devono essere magari esportati negli Stati Uniti o in, e noi non, questo già non è una cosa che riusciamo in questo momento a certificare. Quindi per te il cloud è più locale? Sì, io l'ho visto sentendo quello che abbiamo detto stamattina, concordavo un po' con il professore dicendo che forse ci può essere qualcosa di ibrido, totalmente l'esterno non lo vedo molto, ma più che altro per una questione diciamo politica o comunque di contrattualistica, visto che noi siamo legali. Poi magari Microsoft ha il contratto migliore del mondo e nelle clausole del contratto mi spiega benissimo, però è uno dei problemi che sicuramente va affrontato. Invece, visto che hai portato proprio il fatto di ibrido, ASCO appunto porta la fibra, quindi teoricamente tanta banda a queste aziende che sono sparse sul territorio, per cui teoricamente è facile per loro attivarsi in questa direzione. Ma sta succedendo? Oppure il fatto che tu gli porti magari un gigabit perché è la fibra e quindi gli puoi portare quello che ti pare teoricamente, vicino a quello che ti pare, mettiamolo così per semplificare, è solo un di cui? Per noi è molto facile portare un gigabit di fibra perché abbiamo una struttura FTTH, quindi di fatto possiamo portare qualsiasi capacità che il cliente voglia. Vi deluderò dicendo, ve lo farò vedere magari su delle slide, che poi non serve assolutamente a niente. Perché? Perché manca la testa, perché manca le applicazioni, perché manca la volontà e perché manca chiaramente anche il know-how. Voglio dire, quando un cliente viene a chiedermi una fibra da un G, chiaramente gliela faccio pagare qualcosa e poi ci si scontra subito perché costa, no? Allora facciamo il compitino al rovescio e gli dico: scusa, ma tu quanti dati trasferirai? Quante applicazioni hai? Quanti utenti hai? E generalmente la risposta: non so. E quindi voglio il gigabit oppure voglio 10G, perché tanto la mia rete locale va a 10G e quindi tu mi devi dare il 10G. Il cloud si ferma anche per questo motivo, perché è evidente che un progetto in cloud, poi quando trova uno scoglio di un'infrastruttura seppur presente ma comunque costosa, oggettivamente deve affrontare dei costi che rallentano l'intero processo. Quando si diceva che l'azienda deve entrare nella testa del cloud, io dico che prima ancora sono gli operatori che devono spiegare il cloud alle aziende e prima ancora devono farsi un'analisi di coscienza per capire se quello che stanno proponendo è pronto per essere cloudizzato. Se noi facciamo un client server da qui a New York, ragazzi, io diventerò ricco, qualcuno diventerà povero, parliamoci chiaro. Forse diventa anche ricco il venditore di software, perché è un software di 10 anni fa che ha ammortizzato e continua a vendere. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, dobbiamo veramente capire se dietro la banda larga c'è il vero problema o si nascondono mille altri problemi. Io continuo a dire ai miei stakeholder e ai miei clienti che sarebbe bello regalare a tutti la Ferrari, ma non abbiamo i soldi, ma tanti non la sanno neanche guidare la Ferrari, quindi magari dei pandini potrebbero essere più che sufficienti se ognuno fa il capacity planning, il risk assessment corretto e fa la proposizione complessiva corretta. Dopodiché parliamo di fibra, però guardate che la stragrande maggioranza dei servizi cloud possono benissimo girare su una ADSL un po' pompata, la stragrande maggioranza dei servizi. Non serve necessariamente la fibra, e lo dico chiaramente contro i miei interessi. No, la domanda è proprio per Vladimiro. Quindi voi che l'avete fatto, sì. Ok. Cioè, quindi questi signori qualche anno fa, il figlio di questo signore è una specie di genio, è stato anche riconosciuto più volte da Microsoft, hanno implementato tutto quello che si poteva implementare del pass di Microsoft, quindi anche un entusiasta, no? Sì. Un entusiasta, possiamo definirlo, e hanno fatto l'applicazione come si deve. Potrà piacere, potrà non piacere, insomma non lo so, però sta di fatto che hanno utilizzato tutti i moduli che si devono, i database sul cloud, tutti i web service che erano a disposizione, eccetera. Voi come la vedete dal vostro punto di vista con i clienti che avete voi? Adesso non ricordo bene neanche quanti, quali, come, però in realtà avete una casistica, sì. Per cui l'uso di banda appunto o quelle problematiche legate alla connessione. Sì, infatti la banda è un alibi, veramente è un alibi.
Nel 95% dei casi un'applicazione fatta bene lavora tranquillamente su ADSL o cose del genere, ma deve essere progettata per il cloud. Messaggi asincroni, quindi affidabili, il client un'app non un browser, perché a questo punto l'interfaccia utente è responsiva, uno ha veramente un'esperienza di uso molto gratificante e i requisiti di banda sono veramente minimi. Quindi veramente è chiaro che se io voglio fare videosorveglianza, voglio fare certe cose e le voglio fare portando tutto il traffico, vabbè, occorre banda, ma è il modo migliore per farlo? Non lo so, io non sono un esperto di videosorveglianza, quindi, però diciamo che se ci mettiamo tutti a sprecare banda non ce ne sarà. È un po' un discorso ecologico, insomma, no? Alla fine se la sprechiamo, intanto non è gratis, e due, a un certo punto si esaurisce per cazzate, insomma, no? Veramente. E quindi veramente bisogna progettare per il cloud. E ad esempio uno dei punti che citava Giuseppe è che comunque ha delle regole sue il cloud. Tanto per dirne una, un'applicazione veramente cloud è multi-tenant e configurabile rispetto a quello che noi siamo abituati, che è single-tenant e customizzabile. Significa che un'applicazione cloud è naturalmente condivisa, naturalmente molto efficiente, perché è usata da migliaia di persone tipicamente, quindi tutto quello che fanno costa e tutto va ottimizzato. La configurabilità ha il vantaggio di essere velocissima, cioè io il deployment lo faccio in settimane. Un applicativo tradizionale invece, che è customizzabile, la customizzazione dura mesi e costa di conseguenza. È chiaro che c'è sempre un dritto rovescio della medaglia, ma insomma, rispetto a spendere un sacco di soldi, a aspettare un sacco di mesi e non sapere poi che risultato, meglio un'applicazione, tiro l'acqua al mio mulino, che in poco tempo si configura e viene deployata immediatamente. Poi tra l'altro l'innovazione di cui si parla tanto non può che essere fatta con software as a service, perché io provo velocemente un nuovo software, pago solo quello che mi serve, se funziona allora lo faccio il deployment su tutta l'organizzazione e molto rapidamente. E questo col software tradizionale non si può fare, e in ogni caso questa sarà la nuova normalità, quindi rassegnatevi se qualcuno è diciamo affezionato alla customizzazione eccetera, e se qualcuno ci vive sopra deve un attimo riposizionarsi e magari posizionarsi più sull'integrazione di servizi. E tra l'altro il ruolo del CIO secondo me diventa quello di broker di servizi e di integratore rispetto a quello che deve tenere su le macchine che non caschino, che c'è Windows 2003 che non è più assistito e tutte ste robe qua che non danno nessun valore aggiunto all'azienda. A questo punto neanche al lavoro del CEO. Esatto. A questo punto ho una domanda. Ah, vuoi fare una domanda? Assolutamente, concordo pienamente. Il problema oltretutto però su cui vorrei focalizzare un pochettino l'attenzione è: ma non mi risulta che comunque su questo pianeta ci siano 5 fornitori di energia elettrica? Cioè i fornitori di energia elettrica su questo pianeta sono, nonostante l'energia elettrica abbia un modello molto centralizzato, comunque nettamente di più, no? Allora invece questo, che sicuramente è il mondo a cui stiamo tendendo, ha nella sua concentrazione straordinaria un pericolo
fortissimo a mio parere, cioè attenzione, perché esiste in questo particolar mondo un numero molto limitato di aziende che sono in grado di supportare un modello di questo genere, almeno attualmente, no? Lo vediamo, cioè la scala e la concentrazione è una cosa estremamente rischiosa e pericolosa, per cui bisogna, io capisco che il mondo vada in questa direzione, però sarebbe bene rifletterci un pochettino su questo. Adesso non voglio, cioè, non voglio rubare la scena a loro, però in realtà è vero, però il mercato è molto giovane rispetto a molti altri, ed è vero che ci sono 3-4 fornitori nel mondo, 3, che probabilmente facciamo anche 5. E il problema è che ci sono un sacco di fornitori che oggi noi non valutiamo, cioè ad esempio Joyent ha data center in 3-4 posti del mondo, ragiona in maniera totalmente diversa da Amazon, ragiona molto meglio di Amazon da un punto di vista di qualità del servizio, okay? Costa anche di più, ma danno un servizio migliore, quindi c'è anche, ci sono anche soluzioni diverse. In Italia, per quanto siano ancora molto piccoli, c'è Enter, che stanno cercando di costruire un piccolo network europeo con le API di OpenStack, hanno POP in 4-5 stati, non saranno mai Amazon, però probabilmente per certi tipi di applicazioni. Il problema è un altro, il problema sono le API. Cioè, se tu oggi devi fare qualcosa, le fai per Amazon o, senza togliere niente, le fai per un provider locale che magari ha delle API che magari sono state anche modificate per andare incontro all'unico grande cliente che hanno e non vanno bene per tutti gli altri, faccio un esempio. Il problema è quello, il problema sono gli standard. Standard che ancora non esistono, se non de facto. Cioè, se te prendi tutti i produttori di object storage, oggi lavorano con S3. Hanno detto tutti no, sì. Perché è l'unico modo che hai per portare gli sviluppatori a sviluppare. S3 ha 350-400 applicazioni già certificate, il tuo object storage che puoi comprare ovunque ne ha 2, 3, 10. E tu, utente finale, sia che lo devi sviluppare, sia che lo devi comprare, lo compri compatibile con. Allora, è un processo lungo ed è un processo complicato. Non lo so, Enrico, non lo so, perché non è un caso che siano finiti su Azure a sviluppare un'applicazione come quella che ci stanno dicendo, no? E dal punto di vista anche... Perché avete scelto Azure? Sì, diciamo che forse... noi siamo di religione Microsoft, no? E quindi è naturale scegliere questo. E comunque devo dire che Microsoft ha fatto una scelta molto molto innovativa e coraggiosa, che di solito non fa, che è quella di puntare subito sulla platform as a service. È tornata indietro sull'infrastructure as a service quando vedeva che la gente faticava a usarla. Il gap culturale è molto elevato, esatto, e quindi bisogna arrivare là. Ok, quindi gli altri stanno, anche Amazon sta crescendo dall'infrastructure, che è sempre stata il suo terreno di battaglia, verso là. Però ecco, quello che volevo dire, uno, che alla fine oggi abbiamo due sistemi operativi, Windows e Linux, quindi siamo già in un mondo di concentrazione. Esatto. Quindi purtroppo è un dato di fatto. Due, comunque il cloud è una parte del valore aggiunto di una soluzione, perché ci sono di mezzo poi i provider che usano questa come infrastruttura. Quindi non è che si pappino tutto il valore aggiunto dell'IT mondiale. Certo, una parte se la pappano, ma d'altronde se la fanno meglio degli altri, perché dovremmo usarne una peggio? Per essere nazionalisti. No, non era una questione di nazionalismo, ovviamente, e non è neanche paragonabile al problema che possiamo avere con le CPU. Io
contrattualmente con una CPU non litigo, io al limite ho un bug sulla CPU che può mettere in crisi il nostro mondo, no? Se abbiamo due bug su due CPU probabilmente il nostro mondo in questo momento va in crisi, ma è un problema completamente diverso. Io però contrattualmente posso litigare con un fornitore perché le relazioni fra aziende sono relazioni fra aziende, e se il mio ecosistema è un ecosistema molto piccolo con cui confrontarmi per via di problematiche di compatibilità sicuramente dal punto di vista dell'API, e questo è sicuramente un problema, ma abbiamo anche migliaia di altri problemi, insomma è un mondo comunque un po' complicato da affrontare, almeno voglio dire, io ci trovo un certo grado di rischio, senza contare ovviamente normative adesso di tipo legale, no? Cioè fuori dall'Italia comunque anche in Europa abbiamo problematiche serie ad affrontare un'eventuale causa per un problema di perdita di dati, un contenzioso, cioè quindi esistono tutto un insieme ancora di false certezze. E non voglio togliere importanza e capire anche che stiamo andando in quel mondo lì, sì, ecco, però è un mondo che da un certo punto di vista può diventare estremamente pericoloso. Questa era un pochettino la riflessione che volevo cercare di fare, no? Perché all'inizio, se tu guardi tanto anche il costo, cioè soluzioni come Amazon o Azure. Cioè, alla fine, quando tu devi valutare i costi rispetto ad altre soluzioni che hai citato tu, che magari sono molto più piccole e hanno i costi più alti, tu vai dal tuo amministratore delegato e gli dici: da una parte ho una soluzione Microsoft, e qui già il nome è garanzia, e mi costa X, dall'altra parte ho quest'altra soluzione che è molto più bella, molto più flessibile, o magari è più supportato, non lo so, per qualsiasi altro motivo, però mi costa di più. Sì, alla fine non è sempre vero, però, perché alla fine, cioè, anche se costa di più, cioè anche se costa di più spesso, cioè, se vai nella soluzione che magari ha fatto la classica startup piuttosto che il diverso, non è che tutti te la scontano perché sono nuovi, anzi in molti casi non te la scontano perché dicono: siccome noi ti diamo un valore totale, magari te la vendono col famoso discorso del TCO, ti dicono: noi ti dimostriamo che siamo molto meglio di un'altra soluzione che magari ti costa di meno nei primi 10 giorni di attività. Quindi nel senso che alcuni di questi provider non vanno male, altri galleggiano, ok? E alcuni hanno proprio deciso di dire: guarda, io non faccio la battaglia dei prezzi perché tanto è insostenibile, e prima o poi anche questi si dovranno fermare, perché e poi perché io ti do una qualità, cioè come diceva prima Fabio, il problema cosa può essere? Può essere che io non ho nessuno con cui parlare. Esistono dei provider invece che ti danno dei riferimenti, ti danno delle persone e tu ci puoi parlare, e se hai un problema parli con delle persone, potenzialmente parli anche sempre con la stessa persona, quindi c'è qualcuno che si, come una volta succedeva, sì, diciamo un account, un technical account manager probabilmente, no? Quindi qualcuno che capisce un pochino, che sa che leve muovere, eccetera. Esistono anche queste cose qui, certo che non puoi andare su Amazon, faccio un esempio, se non sei Netflix, ok? Se sei Juku e hai speso 700 euro perché hai dimenticato non è che ti dicono: ah sì, scusa, non è un problema, cioè c'è la carta di credito, i soldi ce li prendiamo, finito, ok? Cioè nessuno ti viene a chiamare, probabilmente se sei un altro cliente ti vengono anche a chiamare. Io conosco di storie di gente che aveva dei petabyte di dati, voleva muoverli via da Amazon ha fatto in modo di fargli trovare le persone giuste per non fargli muovere. È ovvio che un petabyte non sono i miei 100 gigabyte di dati, ok? Quindi e questo vale per tutto, però, cioè se te compri due server alla Dell non sei nessuno, se ne compri 2000 sono convinto che te hai delle leve da muovere, quindi come tutti i mercati probabilmente, è vero, comunque, e anche la Microsoft. Adesso non è perché noi lavoriamo, io lavoro in uno studio legale, però questi sono servizi che tu compri dietro l'accettazione di un contratto. In quel contratto cosa c'è scritto? Ci sarà scritto, spero, almeno per Microsoft e gli altri, quali sono i livelli di servizio che tu compri in base ai soldi che stai spendendo. Quindi loro,
mi immagino che se loro ti scrivono che ti danno un certo livello di servizio, lo devono poter mantenere. Se non lo mantengono, ci sarà una penale nel contratto, o magari è compito nostro far mettere una penale nel contratto, oppure lo sappiamo, se non si può, certo, come dicevi tu magari non puoi contrattarlo. Magari Fabio nella sua realtà potrebbe contrattare qualcosa di più. Quello delle Google Apps, per esempio, è abbastanza ridicolo, nel senso che per ogni giorno di down ti danno un giorno di allungamento del contratto, cioè non è. Sì, diciamo che se te hai un problema con un server di un produttore, quando te apri la famosa scatola del server e hai accettato le condizioni, una delle condizioni è che il massimo danno che può procurare quel server è pari al valore dell'hardware che hai comprato. E attaccati, cioè, nel senso che se c'è il famoso buco nella CPU piuttosto che il famoso buco nel firmware che cancella tutti i dati la mattina quando lo riaccendi, sfiga. No, è così, anche perché tu devi usare la dovuta diligenza per farti il capo. Cioè, sì, no, ma il problema c'è stato. Le pellicole. Se la pellicola non funzionava o avevo un problema, tu potevi anche aver fatto la foto a Pulitzer, però Kodak ti ridava la pellicola. Cioè, adesso puoi così. Chiedere. No, è quello che non possiamo chiedere al cloud, però. Non puoi trasferire la tua mancanza di diligenza al tuo fornitore. No, è chiaro. Ma come col contratto della corrente elettrica? Cioè, ce ne sono 100, però se smetto di dartela. Il fatto della SLA e di tutte queste cose, il fornitore può dire: ok, ti pago la penale. E tu stai zitto, ma dici: vabbè, ti pago la penale, cosa vuoi? Magari se hai accettato il fatto di che la penale sia la riduzione di un 365esimo del costo annuale, non dovevi firmare quel contratto, ha ragione lui. Poi se io rifaccio la domanda di stamattina, ma noi in casa adesso cosa abbiamo? Se abbiamo lo stesso grado di livello di servizio, se possiamo dare lo stesso grado di livello di servizio che stiamo chiedendo a una società come Amazon o come Microsoft. Io aggiungo anche un'altra cosa, quelli che fanno il cloud, spero che anche voi abbiate fatto così, cioè io porto sempre l'esempio di Netflix, no? Che loro hanno sta Chaos Monkey che si sono sviluppati, loro hanno sviluppato quintalate di software perché sanno che l'infrastruttura è commodity e come tale ha uno SLA del 99,9, ma non è molti 9, cioè tipo 99,95, una roba del genere, quindi può stare ferma teoricamente un bel po' di tempo, e loro dicono: quindi noi facciamo un'infrastruttura che sta in piedi on top, che noi paghiamo, perché paghiamo CPU eccetera, che va ad uccidere le nostre istanze in giro per il mondo, e quando qualcosa muore la ritira su lui senza neanche farcelo vedere eccetera eccetera eccetera. Quindi è molto furbo, ha speso un sacco di ore uomo per fare questa cosa qui, adesso l'hanno messa anche open source per altri, però loro lo sanno che non si possono fidare di Amazon. L'hanno scoperto probabilmente nella loro pelle. Quando c'è stata l'ultima migrazione di Amazon, c'è stato un articolo di Netflix che fa: ah, noi ieri notte c'è stata una migrazione su Amazon e abbiamo perso 219 server Cassandra. Pazienza. Nessuno ha perso un'ora di film, un minuto di film. Vi sto dicendo questo. Cioè, perché loro hanno un'infrastruttura a livello software, cioè quindi hanno implementato tutta una serie di caratteristiche, di funzionalità, dove il software sta in piedi, può cadere un data center, può cadere una region, può cadere quello che gli pare, il software sta in piedi. Poi anche loro hanno avuto, cos'è, 2 anni fa, a Natale, mezza giornata di fermo, ma adesso si ricordano e hanno duplicato tutto. E consideriamo che l'infrastruttura in qualsiasi progetto serio è un così di una cosa così grossa, cioè quando te fai SAP, di tutto SAP, quant'è il costo dell'infrastruttura? Ok? Quindi se anche, adesso non voglio dire SAP su Amazon, ma se anche usi il cloud e devi fidarti del loro SLA eccetera, anche spendessi il doppio è un di cui rispetto alle giornate uomo, alle licenze, ai contratti di supporto, alle migrazioni, è un di cui. Quindi prego, scusa. Io volevo riprendere il discorso dei fornitori di energia elettrica, perché per quanto è vero che siano pochi, diciamo, i fornitori di servizi cloud, cioè quelli grossi,
È anche vero che non c'è uno standard con cui poter lavorare trasversalmente, ovvero io bene o male ho il 220 o il 110 per energia elettrica, poi a parte la forma della spina che metto nel muro, il 220 è uguale praticamente dappertutto, quindi che io stia prendendo la corrente dal fornitore A, B o C è uguale. Sullo IAS è mediamente così, insomma, mi danno CPU, RAM e disco, bene o male faccio un backup da una parte, il restore dall'altra e posso anche spostarmi le vie, prendo Zerto, insomma qualcosa invento. Il problema è quando sviluppo su Azure piuttosto che su AWS, che se un giorno Microsoft o Amazon si svegliano e dicono sai che c'è, da oggi il listino è 10 per, e cioè sì, quello è un vero rischio, perché sei lì. Però 15 anni fa, quando iniziavi a sviluppare per Microsoft, no? O 20 anni fa, tu sviluppavi un'applicazione per Microsoft. Poi nel tempo sono arrivati dei tool di astrazione. No, scusami, però non è così, perché là si chiudono il rubinetto, hai chiuso il rubinetto, cioè nella modalità as a service c'è un servizio che tu stai pagando, non è un software che tu hai sviluppato. Io capisco il tuo discorso, ma se io sviluppo un software me lo tengo lì, anche se dopo domani mi cambiano, cioè, il modello, se è anche 2003 non è più supportato me lo tengo fino 2003, a 2003 io posso decidere, sì, di tenere finché non si scassa qualsiasi tipo di cosa. Se io ho un problema e non ho un altro 220 volt da attaccare dall'altra parte. Sì, però l'API di Amazon, cioè se tu hai il tuo pezzo di software, perché il problema secondo me non è qui, il problema è che tu devi avere il tuo pezzo di software, ok, tuo di proprietà, che non hai comprato attraverso un'appliance che non ti puoi portare in casa, una virtual appliance o quello che è, ma se tu hai il tuo pezzo di software, esistono già dei cloud management platform compatibili con le API di Amazon e potenzialmente se te non vai così a fondo... quindi è compatibile con EC2, è compatibile con S3, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi puoi ricreare un ambiente funzionante in casa. Qual è la soluzione allora? No, no, purtroppo non ho soluzioni da dare. Non ho soluzioni da dare, però voglio dire, però non possiamo neanche pensare che perché non ci sono soluzioni uno debba per forza andare mani e piedi per tutta la vita. Cioè, io non ho soluzioni, sto soltanto cercando di dire che però non è per forza obbligatorio, certo, infilarcisi mani e piedi per cioè bisogna anche avere dall'altra parte con i lobbisti in qualche maniera la possibilità di andarci a dialogare, no? Sì, cioè, certo. Dal mio punto di vista vorrei avere la possibilità la di essere europea, ecco, forse l'unica preservato che... da quella roba lì. Anche adesso Microsoft dovrebbe fare la stessa cosa, una licenza server evidentemente a 10, tra un anno dice con tutte le applicazioni io installazioni over il mondo, faccio io mi tengo ma non me lo spegne però, capisci? Non può venire a spegnermelo. Ma va bene, ma ok, saranno mie decisioni, saranno io mie ho un tempo davanti dove con quello non che ho qualcuno che decide che tira giù la corrente elettrica. Però attenzione, hai ragione, se domani mattina l'Enel ti stacca la corrente elettrica, te l'ha staccata. Hai spento. Ok, questo qui, è qualsiasi utility può fare la stessa, esatto, cosa. Mettiamo che domani mattina l'Enel non paga a sua volta le bollette, gli tolgono la possibilità di erogare il servizio. Okay, cosa. Non devi ricordare allora, la tua casa aspetta. Per portare un nuovo cavo elettrico perché hai cambiato fornitore, no, capito? No. Hai uno standard, ma non ti arriva più. Ma non ti arriva. Il discorso che volevo fare io è. Un altro che mette la corrente e tu adesso riparti. Il discorso che volevo fare io è diverso. Il discorso è che allora sta vincendo l'ibrido, ok? Quindi non è tutto di qua, tutto di qua. Ma ad esempio, molti fornitori stanno iniziando, io ho anche delle roadmap che ho visto ultimamente, e alcuni prodotti sono già usciti, tipo Azure in a box, ok? Loro ti mettono a casa un rack da 1 a 4 rack, non è proprio per qualsiasi azienda, diciamo, non è per l'azienda italiana, ok? Mettiamola così, però diciamo che mano a mano, come tutti i programmi, e ti danno Azure, tutto. Ecco, ti danno un rack pieno di tutta la loro roba e quello gira la tua applicazione che tu hai sviluppato per Azure. Loro lo fanno perché sanno già la tua domanda e ti dicono vieni su Azure, male che vada ti rimangono le licenze, hai pagato l'hardware, fine, okay. E lo stanno facendo anche altri con altre piattaforme e ancora di più una delle promesse di OpenStack, okay, che voglio vedere se quando riusciranno a farlo,
okay, è quella di dirti: guarda, noi fra i tanti progetti c'è la compatibilità AWS e c'è la compatibilità col fatto che tu nel tempo potrai avere un tuo OpenStack in casa e potenzialmente qualcosa che si estende verso un provider, verso qualcosa. Quindi nel tempo noi avremo sempre di più delle situazioni dove abbiamo un cloud in casa e un cloud server. La stessa VMware che oggi è qui, vCloudAir, cioè è un'estensione, la puoi vedere anche come un'estensione, poi che ancora forse loro sono più legacy come approccio, meno API, più tradizionale, siamo d'accordo, ma comunque è anche il più giovane. Un anno fa, due anni fa non esisteva. Quindi stanno aggiungendo funzionalità e anche loro stanno andando in quella direzione lì. Quindi alla fine, più o meno, in un modo o nell'altro, cambia tutto per non cambiare niente. Nel senso che noi avremo un'infrastruttura di cui perderemo il controllo a lato basso, quindi non ci preoccuperemo più di cosa c'è dentro, ci preoccuperemo dello strato PAS che vediamo, non dico domani mattina, e l'abbiamo comprata così com'è, faremo molto meno system management, faremo molto meno cose, e lì sopra ci metteremo delle applicazioni che si estendono sul cloud, che possono essere migrate sul cloud con quattro bottoni, sono sogni oggi ovviamente, però sono cose che potenzialmente si andrà a fare, però, è che è tutto immaturo. Però una cosa, un'altra riflessione che volevo dare, noi stiamo parlando di che cosa potrebbe succedere se qualcuno staccasse la famosa spina, no? Però siamo ancora, secondo me, in un momento in cui i famosi 5 player si stanno facendo la guerra per abbassare i costi per offrire il servizio. Secondo me, d'ora che 2, 3, 4, 5 anni, d'ora che metà delle persone che ci sono qui dentro magari saranno passate al cloud, ci saranno, come dicevi tu, magari dei servizi che ti porti in casa la tecnologia. Quindi forse adesso ci stiamo fasciando la testa per un probabile evento che io non vedo così immediato. Ci stiamo anche fasciando la testa per il fatto che fino a due anni fa non era possibile migrare una macchina da AWS in casa e viceversa. Oggi Amazon ti dà i plugin per System Center e per vCenter, perché loro vogliono portarti le macchine, le puoi anche portare indietro. Quindi è un'esigenza che le aziende avevano. Man mano che il livello sale, perché la tecnologia stava crescendo, cioè due anni fa c'erano le possibilità, oggi ci sono. Forse Amazon forse ti vuol dare il servizio, non te lo vuole tirar via. Secondo me invece è una domanda che avevo in canna da prima e che volevo fare anche a Giuseppe, che voi avete un'infrastruttura anche abbastanza grande come IT, che avete 40 persone, ho capito bene stamattina, alcuni di questi sono sviluppatori, quanti di questi più o meno diventeranno sviluppatori con il modello cloud? Cioè, perché ovviamente cambia il modello con cui voi andate anche a pensare, fare il deploy, usufruire le applicazioni. Diciamo che internamente come sviluppo non c'è molto, è più un'assistenza agli utenti e una customizzazione prevalentemente di SAP. C'è la gestione di qualche dipartimentale, ma come sviluppo è tutto fuori. Non per tornare sempre alla precedente esperienza, ma quando ero in Limoni abbiamo messo su Azure prima come Limoni e poi come applicativo di Bedin, avevamo, come avevo detto prima, già delle competenze Microsoft e non è stato difficile, diciamo, per sviluppare un'applicazione dilettantistica, passare a uno sviluppo sul cloud, per chi è già abituato cloud Microsoft Azure, per chi è già abituato a sviluppare su tecnologia Microsoft. Quindi non ti so rispondere sull'attuale, perché non credo che ci saranno conversioni all'interno della Bonfiglioli su sviluppo in cloud. Ma adesso magari lo chiedo anche agli altri, cioè lo vedete un futuro all'americana? Adesso in America c'è sto DevOps, no? va molto di moda, noi siamo ovviamente sempre due anni indietro, quindi fra due anni parleremo di DevOps, però in realtà col fatto che c'è una maggiore integrazione fra chi sviluppa e chi
sta sulle attività, sì, sì, di tutti i giorni. Noi siamo, come sempre come Bonfiglioli, un'azienda che guarda con attenzione alla governance IT, all'ITIL, quindi anche noi abbiamo la gestione dello sviluppo, quindi dei developer e di chi gestisce invece l'operatività e l'operation. Sì, forse nel modello cloud queste due figure tenderanno a scomparire, ce ne sarà soltanto una, perché dal punto di vista delle aziende la figura dello sviluppatore, praticamente con questa nuova modalità di acquisizione dei servizi software, tenderà a scomparire, e quindi le competenze sicuramente sia degli sviluppatori che di chi gestisce l'operatività dovrà cambiare. Però magari vedremo migliori applicazioni fatte da chi se le vende, invece di dover essere sempre customizzato. Il software sta passando da un livello artigianale, perché questo è attualmente, a un livello industriale. C'è un rovescio della medaglia, non per Vladimir, no? Nel senso è stato un motivo di discussione, ma come giusto che sia. Ovviamente, come ha detto, una caratteristica principale del vero cloud è il multi-tenant, quindi l'applicazione è pensata, è studiata e gestisce più clienti. Quindi nel momento in cui si presenta, ne so, la Limoni e chiede alla Bedin: mi fai questo tasto rosso perché la commessa gli piace il tasto rosso? Giustamente Vladimiro mi dice: aspetta, vediamo se gli altri miei utenti hanno qualcosa da dire, oppure può essere utile anche agli altri. Quindi, come mi hai chiesto prima, Enrico, cosa cambia dal punto di vista organizzativo all'interno delle aziende, anche come approccio verso il software as a services. Anche questo è una cosa da tenere in considerazione, perché mentre con una soluzione custom praticamente le richieste possono essere infinite all'IT, a chi gestisce il software, in questa modalità bisogna stare un pochino più attenti. È ovvio che se l'applicativo è scritto nel modo corretto, è pensato nel modo corretto, nel 90% dei casi le proprie richieste vengono accolte, ma soprattutto c'è il beneficio di usufruire anche di richieste che altri utilizzatori di quel software fanno e che lo migliorano nel tempo. Bene, c'erano due domande. Sì, Io che lavoro da 20 anni in IT e che i nostri utenti vogliono sempre customizzare. Quindi tu spendi tantissimo tempo. Quel tipo di utenti sono terribili. Ho capito, ma nelle nostre aziende ci sono. No, non lo so. Sono gli utenti, ho capito, però noi spendiamo tantissime risorse nel tentare di fare il pulsantino rosso. Anzi, scherzavo, siccome sono avvocati, non vorrei mai. Sono bellissimi. Dicevo, spendiamo tantissime risorse nel tentare di fare il pulsantino rosso, perdendo di vista il business, che magari quel pulsante, cosa ci cambia avere il pulsante rosso o avere il pulsante grigio? Niente. Allora perché devo spendere magari 2 mesi a discutere per avere quel pulsante in quel modo? Noi magari ci dobbiamo concentrare un pochettino di più come aziende nel migliorare i processi interni, velocizzarli. E se io ho un software che è così come esce dalla scatola e io lo posso utilizzare immediatamente, c'è una nuova release e la rilascio nel giro di una settimana e non in 4 mesi, magari sono un po' più contento. Se posso completare prima della diciamo che sta nascendo un ecosistema per cui è ipotizzabile in un prossimo futuro che ci siano N servizi in competizione fra loro per la stessa funzionalità, e se l'IT dell'azienda si è tenuta in casa la capacità di integrazione, sfila un blocco e ne mette un altro. Chiaro, non ce l'ha fatto su misura, ma se la sua esigenza di business cambia, è molto più facile rispetto a un'applicazione monolitica tradizionale quella di poter cambiare un settore. Il retail diventa importante, l'e-commerce diventa più importante, eccetera, mentre prima non lo era. Prima mi bastava un e-commerce da 4 soldi, adesso elimino l'e-commerce da 4 soldi e ci metto un e-commerce che costa di più, eccetera eccetera. Chiaro, non è la customizzazione, non è l'abito su misura, ma quasi.
Sì, l'intervento era ritornando prima al tema del famoso DevOps. Probabilmente in tutto questo e anche nel discorso del il cloud è un processo anche organizzativo, è anche una qualcosa che servirà a una crescita professionale degli operatori, di chi e culturale soprattutto, come diceva giustamente. Io non credo che esisteranno, tra virgolette, ancora il sistemista e lo sviluppatore. Servirà una figura, che adesso si chiama DevOps, verrà chiamata come vorrà, consapevole. Nel senso che non può più esistere lo sviluppatore che pensa solo al suo micro pezzettino di codice, alla sua applicazione, ho fatto il tastino rosso, bellissimo. Ok, questo fa sì che il database stia morendo. Piuttosto che il sistemista che ha fatto la macchina in minimi termini, protettissima e tutto quanto, guarda, mi serve una porta in più per... No, perché io te l'ho cablato dentro e questo non è più possibile. Cioè servirà arrivare a una figura in cui, non saranno DevOps, saranno come chiamati, però con la capacità di anche capire ed essere in grado di ragionare un po' da sviluppatori, un po' da architetti probabilmente, sarà necessario un po' più passare verso un concetto di architetto, perché se io voglio poter sfilare un componente e infilare in un altro, cosa che sarà poi necessaria, un po' tutti dovranno essere consapevoli, dalla figura più junior che si occupa di guardare gli allarmistica, alla figura più senior che dovrà decidere il componente da mettere dentro. Questo forse sarà anche una delle grosse problematiche. Oltre al fatto che sì, come diceva giustamente, secondo me adesso sì si deve fare quel passaggio dallo sviluppo software un po' artigianale a farlo diventare ingegneria del software con la I maiuscola. Quando si costruisce un ponte, nessuno pensa più alla super customizzazione del singolo pezzo. Ci sono degli standard, ci sono dei modi per fare le cose. Cosa che secondo me nel software la tentazione forte è quella ogni volta di reinventarsi la ruota. Perché? Perché la mia ruota è più bella della sua. Perché? Perché i PUA gialli. Bello, però forse è meglio usare qualcosa di standard e di ben definito. Perché? Perché almeno gira. Sì. Allora, Maurizio aveva un intervento. E poi chiudiamo perché siamo... Sì, faccio presto. Io mi volevo ricollegare al discorso dei DevOps che avevi lanciato, Enrico, facendo una considerazione di base, cioè la cosa è molto più invasiva dello sviluppo software, perché ora ci siamo dimenticati, come lo vedete negli stand, l'avete visto nelle presentazioni, qui si sta parlando di software defined everything, ma la cosa che impatterà di più, perché tanto succederà, sarà il software che pilota le reti. Allora, finora chi come noi ha ragionato in modalità legacy o standard ha sempre pensato alla rete come a qualcosa che rock solid, sistemi tutto conosciuto, grandi professionisti eccetera eccetera. Ora succederà, stiamo per dare la rete nelle mani degli sviluppatori, per cui ben venga il discorso dello sviluppo software professionale, sicuramente è un trend molto remunerativo, sarà anche, probabilmente anche molto remunerativo, è un trend che si sta sviluppando, non sarà per domattina, però è chiaro che la riconfigurabilità, tutto quello che il software defined network porterà alle infrastrutture cloud eccetera succederà, però software has bugs, come dice il mio amico professor Cisternino che lo insegna, stiamo mettendo il DevOps a un livello molto più basso che lo sviluppo di un applicativo. Siete molto collegati sul discorso applicativo per il cloud eccetera prima, però questa cosa sarà molto più pervasiva, per cui bisognerà stare molto più attenti, sviluppare delle professionalità trasversali molto più che a livello applicativo, quindi sviluppare applicativi per il cloud eccetera eccetera, ma sviluppare delle professionalità che siano in grado di capire come un certo tipo di software impatta dalla rete allo storage, all'infrastruttura, eccetera. Perché questa è la chiave di volta, la sfida per il futuro. Grazie a tutti.